Ok, abbiamo quello che è l'inizio di questo nuovo arco narrativo che si presuppone possa essere un arco narrativo anche bello corposo, che tra l'altro vede come protagonisti quelli che sono essenzialmente da una parte l'organizzazione contro quella che è l'FBI. O meglio, forse dire in questa maniera non rende giustizia a quello che abbiamo visto nel file, perché abbiamo da una parte appunto i cacciatori, quella è l'organizzazione, dall'altra parte le prede che sono l'FBI, almeno per il momento. Poi è chiaro che la situazione nei prossimi file dovrebbe andare anche a cambiare. L'FBI, presumo, vada a rispondere, non starà con le mani in mano. Cerchiamo di tenere una linea e andare a fare un recap generale dando le varie ipotesi. In primis abbiamo che cosa? Gin e Vodka che danno la caccia agli agenti dell'FBI. Fino ad ora, considerando che il tutto è successo nell'arco di 3 giorni precedenti, chiaramente a quando Conan poi trova il corpo dell'agente dell'FBI con il tesserino ancora appunto con sé, in quei 3 giorni ci sono, se non sbaglio, 6 vittime ufficiali. Perché 6? Perché 4 sono quelli di cui parlano i Detective Boys, più gli altri 2 appunto trovati da Conan al momento, quindi siamo a 6. Il primo di questa lunga serie dovrebbe essere stato l'agente Aaron, l'agente che inizialmente si pensava potesse aver parlato e spifferato tutto quanto, le varie informazioni a quelli che sono appunto i membri dell'organizzazione. Ma così non è un'ipotesi che è stata scartata all'interno dello stesso file da Kai, perché sennò l'organizzazione avrebbe attaccato essenzialmente l'hotel in cui era stanziata l'FBI, e così non è stato. Appunto per questo l'FBI tra l'altro per il momento si trova a casa Kudo, almeno temporaneamente. Yusaku e Yukiko non vengono mostrati perché, come viene detto, stanno andando appunto a comprare il cibo per tutti quanti questi agenti, che sono chiaramente molto numerosi. Altra ipotesi data da Conan stesso è che queste email con i codici siano state in qualche modo hackerate dall'organizzazione e decifrate. E potrebbe tranquillamente essere un'ipotesi che per il momento è plausibile per quel che mi riguarda. Ora, non so se vi ricordate, diciamo che nell'organizzazione comunque forse un personaggio non operativo proprio dedito ad essere un hacker famoso, comunque un genio dei computer, non credo ci sia, no? Sono tutti quanti comunque membri più operativi che altro. Però comunque in passato i MIB sono stati molto vicini al settore informatico. Ora, non so se vi ricordate comunque di Tequila, ora non vorrei sbagliare, però quando Tequila essenzialmente scambiò quella valigetta dei soldi con un'altra valigetta, il contenuto di quest'ultima era una lista con i migliori programmatori del mondo. Dall'altra parte, l'organizzazione fece anche uso di quello che era il Barone Misterioso, un virus informatico molto potente capace appunto di riuscire a proteggere le loro informazioni dall'andare appunto all'esterno, cancellandole nel momento in cui fossero violate. Quindi comunque questo parallelismo organizzazione informatica comunque c'è sempre stato sin dall'inizio. Non è un'ipotesi che possiamo scartare, anche se d'altra parte l'ipotesi essenzialmente che ci possa essere una talpa nell'FBI, che avevo dato comunque nel video spoiler, potrebbe ancora essere un'ipotesi che comunque non voglio andare a lasciar stare. Oltre a Gin e Vodka abbiamo anche Korn e Chianti, che stanno ad osservare con i cecchini la situazione dall'alto, pronti a intervenire nel momento in cui ci fosse appunto bisogno. E poi c'è anche Kir, Rena Mitsunashi, che osserva la situazione più da vicino, anche lei pronta a riportare eventuali movimenti sospetti. Perché c'è tutta quanta la banda? Probabilmente perché comunque stanno cacciando l'FBI, e quindi una eventuale risposta da parte di quest'ultimi potrebbe esserci, e quindi si devono far trovare pronti. Però penso più facilmente che abbiano, è soltanto la mia idea, qualche altro piano in mente. Cioè questa cosa di andare a cacciare gli agenti dell'FBI credo che faccia parte del piano, ma sia soltanto un inizio, e abbiano qualcosa di più grosso in mente, per cui essenzialmente servirà un pochettino tutta quanta la squadra al completo. Squadra da cui almeno per il momento mancano all'appello Vermouth e Barbon. Probabilmente i due sono insieme e si vedranno più avanti. E poi anche Room. Potrebbe anche arrivare il momento in cui ci verrà rivelato, perché questo è comunque un arco narrativo abbastanza corposo, e quindi potrebbe arrivare quel momento e poi magari darci dettagli sulla sua identità, sui suoi retroscena, sul caso di 17 anni fa più avanti, potrebbe anche essere. Comunque è un'ipotesi, passando avanti, Korn e Chianti notano il bambino con il cappuccio che è Conan, che sta ispezionando il corpo, gli vogliono sparare, ma Rena Mitsunashi fortunatamente lo riesce a salvare, perché comunque sono arrivate altre 3 persone a guardare il tutto, la scena. È chiaro che da lì a poco sarebbe arrivata la polizia, ma è anche chiaro che ovviamente per andare a uccidere 4 persone, quindi essenzialmente i 3 passanti più il bambino, servivano 4 colpi di proiettile. Comunque ci sarebbero state urla e altro, e anche plausibile essenzialmente che la ritirata è un'opzione migliore.
migliore per il momento. Il fatto che ci sia stato un bambino per primo a osservare il corpo è qualcosa che per il momento non è passato troppo, diciamo, è un po' passato inosservato, meglio, non è qualcosa che i Miban hanno notato più di tanto, però attenzione, se durante tutto questo arco narrativo comunque questo bambino verrà notato ulteriormente altre volte comunque dai Mib, è anche possibile che possano iniziare a farsi qualche domanda. Non credo, però potrebbe anche essere. Comunque Conan trova il tesserino e si accorge appunto che è un agente dell'FBI. È qualcosa che per il momento ai Mib non nuoce più di tanto, però questo tesserino non viene, non credo venga portato via da Conan, quindi credo che venga lasciato lì dove c'è il corpo e quindi poi verrà ritrovato dalla polizia. Perché dico questo? Perché chiaramente i tre passanti già avevano, diciamo, detto a Conan che la polizia comunque l'avrebbe sgridato se toccava troppe cose. Ok, la cosa è passata un po' in secondo piano, però sicuramente se avesse tentato di portarsi via qualche prova dalla scena del crimine, i tre adulti l'avrebbero bloccato, comunque avrebbero detto qualcosa. È una scena che non ci viene mostrata, ma non credo che Conan abbia tolto via prove dalla scena del crimine. Se verrà ritrovato dalla polizia, cosa succederà? Io credo che questa sia una buona trovata narrativa per andare in qualche modo a far avvicinare Kuroda alla storia attuale, cioè a questo arco narrativo. Perché dico Kuroda? Perché è chiaro che nel momento in cui si troverà questo tesserino dell'FBI, la polizia capirà che anche le altre vittime precedenti erano comunque possibilmente agenti dell'FBI e la cosa si sposterà ai piani alti, perché è comunque una situazione abbastanza clamorosa. E in qualche modo credo che appunto interverrà Kuroda, che andrà a gestire la situazione e quindi si accosterà alla vicenda. E quindi potremmo appunto avere uno dei tre sospetti di essere Room presente. Gli altri due in qualche modo potrebbero, durante appunto l'arco narrativo, avvicinarsi anche, e potremmo avere poi, penso, magari questa rivelazione appunto di chi è veramente Room. Non lo so, sto ipotizzando, ma credo che nel momento in cui comunque la polizia verrà coinvolta è anche facile che Kuroda venga coinvolto e le cose potrebbero anche incastrarsi bene narrativamente parlando. Quindi appunto si potrebbe andare a creare un vero e proprio gioco di coperture. Tra l'altro anche il fatto di Akai ormai viene mostrato appunto insieme a tutti quanti gli altri agenti dell'FBI, ok, che già in molti comunque avevano scoperto appunto che non fosse morto, però adesso non ricordo se già lo fosse, però in questo almeno file viene mostrato in maniera evidente, in maniera palese, e questo mi comincia a far pensare che effettivamente se poi non è neanche così segreta la cosa, la copertura di Subaru Kia cominci a perdere un pochettino di utilità. Tra l'altro lo sa anche Barbon, che è comunque vivo. Non sarà sicuramente una copertura abbandonata così facilmente, però tra tutte quante le coperture è forse quella che per il momento vedo un attimo più labile, è quella che forse potrebbe saltare per prima. E nel momento in cui l'organizzazione dovesse capire che Akai è vivo, ovviamente, ripeto, è soltanto un'ipotesi, ovviamente andrà ad accorgersi anche del fatto che Rena Mitsunashi ha ovviamente tradito, e quindi anche la copertura di Kir potrebbe saltare, e questo potrebbe anche spiegare appunto il motivo per cui Kir sia stata appunto mostrata durante questo arco narrativo. Potrebbe essere il momento in cui effettivamente le coperture potrebbero andare a saltare. Ripeto, sono soltanto ipotesi, però è una possibilità che non penso si possa scartare, anzi ci sono anche buone premesse. Niente, penso di aver detto tutto quello che avevo in mente. Ora, io le altre volte aspettavo che magari quel mini arco narrativo, quel caso, comunque andasse totalmente a finire e poi andavo a fare il video con i vari commenti e le varie teorie. Per questo arco narrativo in particolare, essendo comunque anche molto probabilmente grande, quindi non sapendo quando andrà a finire, essendo anche particolarmente importante file per file, cercherò comunque di mettere un video appunto, un video commento con ipotesi. Niente, questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, bella!